Il desiderio di capire, di confrontarsi, di non arrendersi alla paura, si intitolava A proposito dei fatti di Parigi, ma si sarebbe potuto aggiungere e dei fatti di Copenaghen, l'incontro promosso ieri sera dal Portico del Vasaio. Ospiti del centro culturale il docente islamico Wael Farouk e il giornalista Alessandro Banfi. Platea gremite, livello di sicurezza innalzato, con pattuglie delle forze dell'ordine a controllare l'esterno di Sala Manzoni. Un dibattito sull'Islam, ma anche sul fallimento del modello culturale occidentale. Anche i terroristi erano a tutto tondo francesi, così come era danese l'attentatore di Copenaghen. E allora pone un problema a noi, alla nostra civiltà: sono nostri, sono europei, sono figli nostri, gente cresciuta nelle nostre scuole, che ha vissuto la nostra cultura. Cosa abbiamo fatto perché loro decidano di odiarci e di odiare il nostro modello di civiltà invece che di amarlo, di condividerlo? Per il professor Farouk è necessario cambiare la prospettiva del confronto, passare cioè dal tentativo fallito di dialogo tra due mondi diversi al dialogo possibile tra persone diverse, evitando inutili stereotipi. Io non mi piace quella parola musulmani moderati, musulmani estremisti, musulmani buoni, musulmani cattivi. Sì, semplificazione è anche pericoloso, perché la cosa più pericolosa dello scontro fra stereotipi e il dialogo fra stereotipi. La verità non c'è, sempre c'è solo la bugia. E questo è il problema, ma un rapporto umano fra due persone sempre è sincero. E io come musulmano, io posso negare la fede cristiana. Semplicemente così, e io non credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Ma quando un cristiano mi ami, quello non posso negare. Quello evidente, che tocca al cuore e che non può essere negato.